nella dolce collina di Roncitelli, a pochi chilometri da Senigallia, vive e lavora Antonio Marinelli, detto Toto dagli amici, fedele custode di una tradizione agricola ormai scomparsa. Già nel verde ridente che circonda la sua casa si può avvertire l'amore che lo lega alle cose di una volta. Ecco una trincia tuberi trasformata in fioriera. Ma la sua abilità è eccezionale nella riproduzione fedelissima del vecchio mondo contadino. Qui l'illusione è perfetta. Chi per un attimo non pensa di aver fatto un salto nel passato, di trovarsi veramente in un'aia per la celebrazione di quello che era il più importante rito della vita agricola di una volta, cioè la trebbiatura? La casa che fa da sfondo a questa illusione è infatti la riproduzione perfetta della vecchia abitazione della famiglia Schiaroli, detta Marchegin, legata alla mezzadria nel territorio di Roncitelli da oltre 200 anni. L'incantesimo è assoluto se ci si avvicina al portone per dare una sbirciatina alla fuga delle scale. Nell'aia è in azione la trebbiatrice che ingoia le bionde spighe per dividere i chicchi dalla pola, mentre dal comignolo esce un denso fumo. Girano incessantemente le pulecce nel fracasso assordante dei motori. Il contadino, aiutato da parenti e amici,
suda a trasportare senza pose i sacchi, ma il peso della bascola lo riempie di gioia, assicurandogli pane per tutto l'anno. E già gusta il buon odore di farina che riempirà la sua dispensa. Il torchio per le olive è pronto, accanto al frattoio azionato faticosamente dall'asinello. Anche il resto della famiglia è all'opera, intenta ai vari lavori che la rendono pressoché autosufficiente. Il piede della rotino aziona senza posa la ruota per affilare le lame che serviranno a tagliare arrosti e prosciutti. L'arcolaio è in funzione accanto al telaio. La brava Vergara provvede agli abiti per tutti i familiari, mentre la giovinetta, preparando lenzuola e tovaglie, sogna le nozze ormai prossime. In un angolo fanno bella mostra di sé i vari attrezzi che vengono usati quotidianamente: forche, rastrelli, zappe, vanghe, falci e roncole. Sul bordo del vecchio pozzo il secchio riposa per un attimo, in attesa che qualcuno venga di nuovo ad azionare la carrucola. Il vecchio aratro, trascinato dalle belle mucche maremmane, provvede a preparare la terra per la semina, guidato dall'abile mano del contadino, che affida al gesto tutte le sue speranze di un raccolto generoso. Le mucche galantì e favorì, tutte lustre e infiocchettate, si apprestano a trainare il carretto variopinto che trasporterà i prodotti della terra al vicino consorzio, pronte a fare il loro dovere anche per tutte le occasioni di festa, un matrimonio, la fiera in paese, una gita in città. Ma ecco l'elegante calesse, con il cavallino nero tirato a lucido, che ha trasportato dalla vicina città il padrone, immancabile al momento della trebbiatura e della vendemmia. La cantina è pronta, il grosso torchio attende le casse di buona uva da trasformare in vino generoso che riempirà le belle botti per tutto l'anno. La vecchia casa, immersa nel sole ormai tiepido dell'autunno, guarda serenamente al lungo inverno, grata alla natura per i suoi doni, in attesa della primavera, quando con fatica e sudore, ma anche con tanta gioia, si riprenderà l'eterno lavoro dei campi.